Abbiamo spostato la scrivania da questo lato in modo da poter inserire una poltrona che diventa anche un letto, così quando viene a trovarmi mia sorella o comunque abbiamo ospiti, possono avere una stanza, diciamo, tutta loro invece che dormire sul divano letto che è in salotto, che è una parte, tra virgolette, più comune. Questa cassettiera ce l'ho, boh, da quando sono nata probabilmente. È una piccolissima cassettiera dove per il momento ho messo, ad esempio, delle cose da spedire, biglietti, eccetera, o alcune cose come quadernini da riutilizzare, la cover del Kindle, piccole cose, ma può essere molto utile come comodino in caso appunto ci siano ospiti. La Monster l'abbiamo spostata qua. Prima stava infatti in questo posticino qui. È ancora da sistemare, devo mettere a posto, soprattutto ho fatto un po' di declutter nelle parti basse della scrivania. Devo però appunto finire di sistemare. Un domani, appena riuscirò a trovare i tappi per appendere, insomma, la bacheca, il quadro, sicuramente faremo qualcosa anche su queste pareti perché sono molto molto spoglie, quindi ci penseremo strada facendo. E alla fine il tavolo da trucco è stato messo qua. Io inizialmente volevo metterlo contro il muro, dove adesso c'è la poltrona, però poi non so dove avremmo messo la poltrona, quindi per adesso la sistemazione è questa, nel caso si potrà comunque sistemare. Anche qui devo finire di mettere a posto, per adesso ho soltanto appoggiato un po' di cose. Questo è uno dei cestini che ho preso da Primark, ne ho un paio da mettere ancora in dispensa e poi ho preso quelli un po' più grandi per il bagno. Oggi mi truccherò per la prima volta qua, così testerò l'efficacia di questa soluzione. Prima la postazione trucco era nella cabina armadio, ma era veramente troppo troppo buio e quindi ho deciso di spostarlo qua nello studio per questo motivo. Qualche giorno fa mi è arrivato questo pacchettino da parte di Laila, una ragazza che ormai mi segue da un sacco di tempo e che ha voluto farmi un regalo per il mio compleanno e sono veramente troppo commossa perché è tutto troppo da me, a partire dal bigliettino mi ha scritto poi delle cose tenerissime, veramente troppo dolce e queste cose le ha fatte tutte lei, a partire da questo sottobicchiere, sottotazza, lilla, guardate che meraviglia, a forma di foglia di Monstera, meraviglioso, poi vabbè è tutto lillino come potete vedere, ci sono poi due segnalibri, queste cose le ha realizzate tutte lei, ha aperto anche una pagina su Instagram dedicata ai suoi lavoretti, la piccola bottega blu e poi questo vassoio un po' iridescente tra il
blu e il violetto, sempre con tutti questi bellissimi glitter, veramente molto molto carino. Io ho conservato tutto, non tanto per farvelo vedere, ma perché è un bellissimo ricordo. Credo che terrò veramente tutto così. Ho ancora anche tutti i sacchetti, perché ogni cosa era impacchettata singolarmente e per ogni pacchetto ha fatto poi questa decorazione in ceralacca, quindi io ho ancora tutto e non so, non ho il cuore di buttare via niente, quindi rimetterò poi dentro tutto qua e lo custodirò gelosamente, quindi grazie mille, Laila. In realtà dentro al pacco c'erano anche delle bustine da tè, mi è venuto in mente adesso, ma quelle le ho già messe via al loro posto insieme a tutte le altre che ho. Un sacco di bei fumetti in questi giorni, fra cui Il gatto, il kaiju e il cavaliere, una bellissima storia super simpatica e divertente che poi ti colpisce al cuore perché parla del rapporto speciale fra una bambina e il suo gatto e si parla di perdita, come affrontare la perdita appunto di un animaletto domestico. Ho letto poi Parasite in Love, una miniserie di 3 volumi che non mi è dispiaciuta, ho preferito però Il prezzo di una vita dello stesso autore. Questa è una storia molto molto cupa, forse anche un po' troppo per i miei gusti. È uscita già la recensione sul blog, quindi poi troverete il link alla recensione. È una storia che parla di un amore, diciamo, impossibile fra due persone che soffrono di due fobie diverse che li allontanano dalla società. Uno è germofobico, l'altro invece ha la fobia di guardare negli occhi le altre persone, quindi due condizioni che li isolano totalmente dalla società, si sentono inadatti. Altro cofanetto che mi è piaciuto da morire, uscirà settimana prossima se non sbaglio il 26, è Randagi, altra miniserie di 4 volumi. Mi è stata mandata da J-Pop in anteprima e lunedì uscirà la recensione anche di questo, quindi poi la troverete sul blog, è diventato uno dei miei fumetti preferiti, vi dico soltanto questo. Si parla di una ragazza di 16 anni che, nonostante la giovanissima età, ha già vissuto una vita super tormentata. La madre non riesce a provare affetto per lei, sembra ostacolarla nelle sue passioni e la caccia di casa. Si ritrova quindi da sola per strada senza soldi, si fa ospitare da estranei e come li ripaga? In natura. Un giorno incontra un detective che rivede in lei sua figlia. Infatti, esteticamente questa ragazza assomiglia tantissimo alla figlia che il detective ha perso in un tragico incidente e insomma una storia di nuovo particolarmente drammatica. Ultimo, non certo per importanza, uscito il giorno del mio compleanno, troppo facile amarti in vacanza, il nuovo fumetto di Giacomo Bevilacqua di cui vi ho parlato su Instagram. Se ancora non mi seguite su Instagram vi conviene farlo perché oltre a mettervi qualche piccola ricetta extra, trovate anche delle mini recensioni, molto spesso anche prime impressioni, subito terminata la lettura dei libri e fumetti, sia nelle storie che nei post. Comunque molto bello anche questo fumetto. Comunque, a proposito di fumetti, mi è arrivato sempre in anteprima da Bao il nuovo fumetto di Giulio Maccaione, Scirocco. Non so come ho fatto a resistere, ancora non l'ho letto, perché sfogliato sì, anche annusato, devo dire. Ditemi che non sono la sola ad annusare i libri e i fumetti, per favore. So che c'è qualcun altro là fuori come me. Comunque sono veramente troppo curiosa di leggerlo, penso che ci dedicherò la giornata di domani per gustarmelo un po' e poi, se non sbaglio, settimana prossima parteciperò alla presentazione assieme ad altri colleghi di questo fumetto, faremo una chiacchierata con l'autore e veramente sono gasatissima. Parlando invece di frivolezze, assieme a mia sorella, martedì ho anche acquistato 2 prodotti della nuova collezione estiva di Kiko, o almeno penso sia la collezione estiva, adesso mi è venuto un dubbio, forse è soltanto primaverile. A me fa molto estate perché è tutta sui frutti. Ho preso questa matita automatica per gli occhi che indosso anche oggi ed è di un bellissimo color
corallo, quasi arancio fluo, lo trovo super trendy, mi piace tantissimo, sia da solo a mo' di eyeliner, che è appunto abbinato agli altri ombretti, e poi quello che ho preso io è il Fixer, che profuma non soltanto di cocomero, ma secondo me anche di cocco, di qualcosa di dolce, di estivo, rinfrescante. Mi piace tantissimo e dà anche un po' più di luminosità, diciamo, alla pelle. Non so se effettivamente mantenga il trucco durante tutta la giornata, perché non sono uscita tantissimo questa settimana, quindi non l'ho potuto mettere a dura prova, però insomma non mi sono ritrovata il fondo, il correttore nelle pieghe, ma non so se sia effettivamente merito di questo. Grazie.